In questa edizione del Lady News, nuove minacce per il presidente della regione Rosario Crocetta, una telefonata minatoria arrivata questa mattina al 113. La legge di stabilità del governo Renzi penalizza i cittadini e non fa crescere l'Italia, ad affermarlo il senatore Giarrusso del Movimento 5 Stelle. Un'altra bara tra le onde, tragico resoconto dell'Osservatore Romano sulla situazione degli immigrati. Inaugurato piazzale Chinnici, al magistrato ucciso alla mafia dedicato l'ex piazzale Asia. Natale, a tavola trionfa il Made in Italy, ma senza sprechi, come fa notare la Confederazione Italiana degli Agricoltori. A Catania però si rispettano le tradizioni. Gli auguri del sindaco bianco alla città di Catania e ai catanesi. Idee e progetti hanno un unico denominatore, la base economica. Professionisti e imprese possono contare oggi su una realtà solida e presente sul territorio. Banca Base, il nostro obiettivo, realizzare i vostri progetti. Dalla Banda, Antonella Ruggero, Luca Madonia, Paola Turci, Simone Cristicchi e Ivan Cattaneo. Il 31 dicembre, l'anno che verrà, Gran Capodanno a Catania, in Piazza Duomo. Caro amico, ti scrivo. Mamma e papà, due parole semplici e piene d'amore, perché è dall'amore che arrivi tu. Sei il dono visibile, ci regali felicità, sei il presente e il futuro. Mondo Ragazzi pensa a tutte le future mamme e le premia regalando 100 euro in buoni acquisto. Abbigliamento e calzature per bambini con i marchi più prestigiosi. Corsi preparto gratuiti, parcheggio riservato, angolo fasciatoio e stanza dei giochi. Mondo Ragazzi si trova a Catania, in via Pola 19. Mondo Ragazzi, amici d'infanzia. Guardare oltre, alla ricerca della precisione assoluta. Dal 1975 da Crazy Time, perfezione, passione, tecnologia, energia inesauribile. Rivenditore ufficiale di orologi radiocontrollati, navigatori GPS e bussole. Da Crazy Time, cinturine e batterie delle migliori marche. Assistenza, riparazione e manutenzione durante e fuori garanzia. Orologi moda e gioielli in acciaio. Puoi acquistare il tuo orologio anche online. Scopri le offerte, vai sul sito crazytime.it e sulla pagina Facebook. Ogni giorno qualcosa di nuovo dà valore al tuo tempo. Crazy Time, dal 1975 a Catania, in corso delle Province 35. La Sicilia muore, ma si può ancora salvare. È indispensabile imboccare subito la strada della crescita. Perché accada, la classe dirigente siciliana deve intervenire sulle istituzioni affinché diventino efficienti. Perciò serve l'informazione investigativa, propositiva ed efficace. Scoprila su qds.it. Campagna Etica 2014. Abbonati al Quotidiano di Sicilia. Il tuo contributo è un prezioso sostegno al grande progetto di Risorgimento Sicilia per lo sviluppo e l'occupazione. Nuove minacce di morte al presidente della regione siciliana Rosario Crocetta, a distanze di poco più di una settimana dalla lettera intimidatoria. Questa mattina alle 6.16, come conferma l'ADN Cronos, lo stesso governatore della Sicilia, una voce maschile ha chiamato il 113 e ha detto, con una marcata inflessione dialettale, è murio Crocetta e Crocetta è morto. Ad avvertire Crocetta le nuove minacce sono stati i poliziotti del servizio scorte di Palazzo Orleano, dopo la segnalazione della questura di Palermo. Cosa devo dire? Che sono i miei auguri di Natale? A parte l'ironia, credo che la telefonata arrivata al 113 per minacciarmi di morte sia una nuova sfida. Chiunque sa che se telefoni al 113 la telefonata viene registrata, ha dichiarato il presidente all'ADN Cronos, commentando le minacce ricevute questa mattina. Chi ha fatto quelle minacce ha voluto dare un segnale: Cosa Nostra sa quello che sto facendo contro la mafia e per questo alzo il tiro. Non è la prima volta che ricevo minacce telefoniche, spiega Crocetta. Già all'indomani della mia elezione arriva una telefonata anonima dagli Stati Uniti al telefono di un mio collaboratore. Certo, questa volta con una telefonata al 113 si è superata ogni immaginazione. Alla domanda se è preoccupato, Crocetta risponde: preoccupato? Io sono sereno come sempre, sono abituato alle minacce, peccato che non tutti lo capiscono. Il Movimento 5 Stelle promette battaglia al governo Renzi all'indomani anche dell'approvazione della legge di stabilità, una legge di stabilità che di fatto non fa ripartire l'Italia, come denuncia appunto il Movimento 5 Stelle, e che toglie ancora una volta risorse alle regioni e ai comuni in un momento di grande difficoltà. Alla fine a pagarne saranno sempre i cittadini, a cui verranno aumentate le tasse, perché comunque i comuni e le regioni in qualche modo devono pur vivere. È una legge di stabilità truffaldina,
dove si incrementano le spese militari occultandole, dove si incrementano le mance, abbiamo visto i 10 milioni di euro buttati a Molfetta, dove già 150 milioni di euro erano stati dilapidati dalla mala politica e così via, è piena di queste miserie. È una legge da disperati, da ultimo assalto alla diligenza, gente che non si preoccupa dei cittadini, non si preoccupa del proprio paese, non si preoccupa della gente che non arriva a fine mese, si preoccupano soltanto di arraffare l'ultimo po' che possono arraffare. Senatore, fra qualche giorno sarete chiamati con molta probabilità all'elezione del nuovo Presidente della Repubblica. Napolitano l'ha detto, si dimetterà con l'anno nuovo. C'è un'idea del Movimento 5 Stelle? Seguirete la linea della maggioranza o cosa succederà? Ma noi non abbiamo mai seguito la linea della maggioranza, siamo riusciti ad imporla anche nelle votazioni della Corte Costituzionale e del CSM, cercheremo di imporla anche questa volta. La scelta di una persona che sia veramente super partes, che non abbia una storia di partito dietro, una persona che possa veramente dare lustro all'Italia e non come gli ultimi che non hanno rappresentato null'altro che i partiti e la parte peggiore dei partiti. C'è qualche nome in mente al Movimento 5 Stelle? Al momento giusto verrà fatto. Un novantenne che stava attraversando sulle strisce pedonali in piazza Mancini Battaglia è stato investito questa mattina da un furgone che a velocità lo ha colpito e fatto sbalzare poco distante. In questo momento in gravi condizioni, ricoverato al trauma center dell'ospedale Cannizzaro di Catania. Un 89enne catanese dunque vittima di un incidente stradale avvenuto intorno alle 11 e sul quale sta verificando cosa è successo la polizia municipale. I vigili urbani infatti hanno effettuato i rilievi per individuare eventuali responsabilità. Sul luogo le guardie municipali hanno trovato molto sangue che la vittima ha perso dopo l'impatto con il furgone. Non smette di crescere il tragico conteggio dei morti tra quanti cercano la fuga dalla fame e dalla guerra affidando le loro speranze alle traversate nel Mediterraneo verso le coste europee. Lo rileva l'Osservatorio Romano in un servizio al drammatico titolo Un'altra bara tra le onde, in cui si racconta dei quattro cadaveri trovati in nottata su un'imbarcazione soccorso nel canale di Sicilia dal cargo Si Supra, battente bandiera di Cipro. Sono state tratte in salvo le altre 67 persone a bordo del Natanta, annota il quotidiano della Santa Sede, molte delle quali stremate. I superstiti delle salme i loro quattro compagni sono stati trasbordati questa mattina dal Si Supra alla nave Borsini della Marina Militare Italiana. La Sicilia è l'unica regione italiana senza la riforma degli IACP, l'Istituto Autonomo Case Popolari, con un commissariamento regionale dal mese di agosto 2008. Una situazione che penalizza il rilancio all'edilizia pubblica e non contribuisce a risolvere la fame di casa presente anche a Catania. Ad evidenziarlo è l'esecutivo regionale del SICET, il sindacato degli inquilini aderenti alle CISL, che si è riunito nel capoluogo etneo ribadendo le proprie denunce e la propria preoccupazione per l'emergenza abitativa nei territori siciliani. Come dice il segretario etneo Carlo D'Alessandro, a Catania ancora abbiamo nuclei familiari che vivono in promiscuità e a tutt'oggi non si vede alcuno spiraglio per far sì che le cose vadano in maniera diversa. È vero anche che si sono creati dei tavoli di concertazione con gli altri sindacati della casa, ma siamo sempre in attesa che Comune e ACP ci diano buone novelle. In particolare, ha aggiunto D'Alessandro, aspettiamo di sapere che i finanziamenti che ci sono per Catania non vengano dispersi e che la politica locale si renda conto che il problema casa è una questione che vale quanto la mancanza di posti di lavoro. La Regione non ha ancora mandato nessuna indicazione, nessun criterio per l'accesso ai contributi. Il SICET di Catania dunque, insieme al proprio ufficio legale, ha preparato una modulistica da presentare ai comuni di appartenenza in riferimento alla legge numero 124 del 28 ottobre 2013. Il segretario generale del SICET nazionale Guido Piranna ha confermato che su proposta già fatta al SICET di Catania per quanto riguarda la riforma della legge 431-98 si vuole estendere l'applicabilità della cedolare secca ai comuni vicino limitrofi, anche se non presenti nell'elenco del CIPE fermo al 2004 e ai vari comuni che a tutt'oggi non hanno potuto applicare la legge. Lo slargo antistante le ciminiere, ex piazzale Asia, da oggi si chiama piazzale Chinnici per onorare il giudice Buono che morì, ucciso dalla mafia, il 29 luglio del 1983. E proprio il 29 luglio scorso la commissione toponomastica del comune di Catania ha deliberato questa intitolazione suggerita al Movimento 5 Stelle, che ha dato vita ad una petizione sottoscritta da migliaia di cittadini. Stamattina si è svolta la cerimonia di intitolazione alla presenza di diverse autorità civili e militari, ma soprattutto alla presenza della figlia di Rocco Chinnici, Caterina, e dei suoi
suoi nipoti. I miei figli sono ragazzi riservati, sentono fortemente i valori che il nonno con il suo impegno ha trasmesso loro, anche se non lo hanno conosciuto, però raramente partecipano a qualche manifestazione proprio perché sono dei ragazzi riservati. Questa volta hanno, essi stessi hanno scelto di essere presenti, quindi questo per me è un significato ancora più importante, cioè quel messaggio anche e soprattutto ai giovani che mio padre aveva iniziato andando nelle scuole. Ed è un'iniziativa bellissima che Catania, ecco, abbia voluto ricordare un siciliano, come lui stesso diceva, un siciliano autentico, che credeva nella possibilità di sviluppo di questa terra e per questo ha dedicato tutta la sua vita ad affermare valori di legalità e di giustizia, proprio nella convinzione che legalità e giustizia sono presupposto per lo sviluppo del nostro territorio. Quindi è molto bello che Catania abbia voluto dedicare questa piazza alla sua memoria, al suo ricordo. Ecco, per me questo gesto oggi del sindaco del comune di Catania è un gesto di speranza. Un evento importante questa mattina, l'intitolazione dell'ex piazzale Asia Rocco Chinnici, un messaggio anche di speranza per i giovani. Guardi, è la prima piazza che intitolo da quando sono stato rieletto sindaco. Ho assunto un impegno quando il Movimento 5 Stelle e una serie di associazioni della società civile presentarono una raccolta di firme in cui chiedevano di ricordare questo grande siciliano. Guardate, non è il magistrato più conosciuto, ma è un magistrato che ha lasciato un segno vero e reale. Senza Rocco Chinnici non ci sarebbe stato Giovanni Falcone, forse non ci sarebbe stato Paolo Borsellino, e a lui che si deve la straordinaria intuizione di colpire la mafia nella portafoglio, e cioè nella parte essenziale dei loro interessi. Catania non poteva non ricordarlo, ho scelto di dedicargli questa piazza che ha un grande valore anche simbolico, è la piazza delle ciminiere, è la piazza dei congressi, delle fiere e quindi di una Catania dinamica che può guardare al suo futuro solo se ricorda il suo passato, e nel suo passato ci sono anche grandi siciliani come Rocco Chinnici. Per un tutore della legge, sapere che la città dedica una piazza importante a chi si è speso per la propria patria, soprattutto per dare un messaggio ai giovani, cosa si prova? L'intitolazione di una piazza è un momento importante perché questa è una zona viva della nostra città e avere la possibilità di riferirla ad una persona che come Rocco Chinnici ha rappresentato un punto di svolta e di riferimento nella lotta alla mafia è per noi non solo motivo di ricordo ma motivo di stimolo per l'attività futura. Siamo contenti che oggi a ricordarcelo ci sia una piazza, ma soprattutto che ci sia qui la figlia ed il nipote di Rocco Chinnici che ha scelto di mantenere vivi questi valori per i quali suo nonno è morto vestendo l'uniforme di ufficiale dell'arma tra le nostre fila. Torna anche quest'anno il rituale appuntamento con il pranzo di Natale organizzato dalla comunità di Sant'Egidio per chi ha più bisogno. Quest'anno il 25 dicembre avrà luogo presso la chiesa di San Nicolò Larena in Piazza Dante ed ospiterà più di 400 persone. Aiutaci ad aiutare è il motto che ha messo in campo la comunità di Sant'Egidio per coinvolgere quanti più cittadini possibili che hanno donato olio, legumi secchi, scatolame, pelati, zucchero, caffè, latte, cioccolata, confetture e biscotti. E per un giorno tantissimi volontari si trasformeranno in cuochi e camerieri per regalare un sorriso a chi è meno fortunato. Siamo qui che stiamo preparando per questo bel pranzo che si terrà giorno 25 all'una presso la chiesa di San Nicolò Larena. Questa chiesa centrale dove più di 400 poveri troveranno un luogo accogliente e familiare dove poter passare il Natale, perché noi crediamo che Natale debba essere festa per tutti, festa per i poveri, festa con chi vuole fermarsi a riflettere su una città diversa che crea integrazione. I nostri ospiti domani per Natale saranno tutti quelli che sono i poveri incontrati nella nostra vita comunitaria, quindi ci saranno tanti bambini, ci saranno senza fissa dimora, ci saranno persone comuni che vorranno fermarsi qui per vivere un momento di famiglia insieme a tutta la città. Tutto è pronto per le tavole di Natale, tavole casalinghe assolutamente made in Italy. A vincere anche quest'anno infatti saranno i banchetti in famiglia con prodotti legati alla tradizione e al territorio. Fatte fuori le mode esotiche, ridotte all'osso viaggio e vacanze, ben 9 italiani su 10, oltre 43 milioni, hanno deciso di trascorrere le feste tra le mura domestiche con parenti e amici e di cancellare i menù esterofili, prediligendo portate tricolori nel 77% dei casi, lo afferma la CIA Confederazione Italiana Agricoltori. Certo, la crisi si fa sentire e le tredicesime sono già impegnate
impegnate su tasse, bollette e mutuo, ma le famiglie preferiscono stringere i cordoni alla borsa sui regali, con una spesa in calo del 5% e sui viaggi, con 30 milioni di italiani che restano a casa proprio per motivi economici, piuttosto che rinunciare alla classica tavola natalizia che mantiene quasi inalterato il budget del 2013. Secondo i dati, spiega la SCIA, solo l'11% degli italiani spenderà meno per cibo e bevande, mentre l'89% lascerà quasi inalterata rispetto all'anno scorso la spesa per gli alimenti. La spesa complessiva stimata per immannire le tavole delle festività alle porte è pari a poco più di 3 miliardi di euro, osserva la SCIA, di cui circa 900 milioni solo per il cenone di questa sera. Ma gli acquisti saranno comunque più attenti, con il 64% delle famiglie che fa molta più attenzione agli sprechi alimentari, adottando trucchi ai fornelli per riciclare gli avanzi natalizi e fare cucina di recupero, non buttando via niente, come fa notare ancora la SCIA. Dunque niente spese folli, salmone, ostrica, frutta esotica verranno consumate con il contagocce, mentre sarà un trionfo di prodotti e tipicità locali, ragù, bollito, tortellini in brodo, torte rustiche e dolci artigianali. E per il cenone di questa sera, che vede al centro del menù il pesce, che registra proprio in questi giorni il consumo più elevato dell'anno, le famiglie compreranno alici, pesce azzurro, rate, spigole, trote, capitone, invece del costoso caviale di importazione. E poi ancora una volta lo spumante trionferà sullo champagne, con il 91% dei brindisi tricolori e una netta prevalenza nei gusti di quello dolce, 57% delle preferenze rispetto ai secchi e brut 34%, mentre meno di un italiano su 10 sceglierà le bollicine made in France. Natale di crisi o tutto rimane invariato? Lo abbiamo chiesto ai catanesi, che ci dicono avvertono sì la crisi, anche se non rinunciano a regali e tavole immandite. Che Natale è questo? Un Natale in cui si sente la crisi, si riducono gli acquisti o è tutto uguale agli altri anni? No, sicuramente è un Natale diverso, più magro, un po' per tutti. Sempre con la crisi. Un Natale di crisi o un Natale in cui tutto rimane uguale? Più o meno tutto uguale. Secondo me non c'è poi questa grande crisi in giro. Se guardi i locali, alla fine non vedi i locali così vuoti. Secondo me è più o meno un Natale allineato con quello dell'anno scorso. Secondo me tutto rimane uguale. C'è abbastanza crisi. Però secondo me la crisi ci sta sempre. La crisi si fa sentire? Purtroppo sì, per alcuni sì, per altri un po' meno, però c'è, indubbiamente. Si riducono gli acquisti o tutto non cambia? Non cambia proprio niente. Secondo me non è di crisi. Io lavoro nell'ambito della ristorazione e quest'anno abbiamo avuto proprio il boom. Questa crisi si ripercuote anche su quello che poi si porterà a tavola? Sicuramente, la gente spenderà di meno, però non farà mancare mai niente. Ma penso che le persone stanno molto attente a quello che spendono, perché la crisi c'è e si sente dappertutto. Anche perché avendo un'attività propria si sente ancora di più. Inciderà su regali e pranzo? Sicuramente sì. Facciamo tutte le cose in casa che facciamo di meglio e più buono, e noi facciamo così. Questa crisi si ripercuote anche sul cenone o sul pranzo? Ma guarda, non lo so, perché io sono invitata, sono una catanese però che vive da tanti anni a Parma, quindi sono qua in vacanza, sono ospite, quindi né cucino e né faccio spesa e nulla, quindi vedremo. E poi c'è chi viene dall'Inghilterra per vivere il Natale catanese. Secondo me la Natale è un disastro, dappertutto sono qui per evitare la Natale inglese. Perché? Cosa ha di così brutto il Natale inglese? Troppo commercialismo è la mia... E anche la clima qui è meglio. Sindaco, un augurio alla città per questo Natale. Io voglio augurare a tutti i catanesi un momento di serenità. E consentitemi, lo voglio augurare in particolare a coloro i quali soffrono, ai catanesi che oggi sono malati, a coloro i quali si trovano in una condizione di indigenza, di povertà. Io passerò il Natale domani con loro, in una comunità, a mangiare con chi purtroppo non riesce ad avere i soldi per potersi consentire neanche il pranzo di Natale. A loro una carezza in particolare, di una città che spero nel 2015 possa guardare con più serenità al suo futuro, che possa cominciare a vedere un poco di lusso, come si dice dalle nostre parti, e intanto un Natale sereno a tutti, un momento di serena condivisione con la famiglia, in particolare, ripeto, ai catanesi che soffrono.